Allora, niente, la mia trattativa è nata all'incirca un paio di settimane fa, quando il mio procuratore mi chiamò e mi disse appunto, guarda, c'è il Teramo che ti vuole, e io lì per lì gli ho detto, guarda, andiamo domani. E poi niente, beh, si sa come le trattative vanno un po' per le lunghe, però alla fine siamo riusciti a trovare l'intesa e niente, ed eccoci qua. Sì, allora nasco calcisticamente, cioè ho iniziato i primi calci li ho dati al pallone alla mia squadra di paese. Poi all'età di 10 anni mi prese il Verona, l'Hellas Verona, e feci fino agli eliminazionali lì a Verona. Poi andai un anno in primavera alla Fiorentina e dopo passai la Sampdoria gli ultimi 2 anni di primavera e poi da lì sempre. E dalla Sampdoria andai in prestito in diverse squadre, tra cui Portogruaro, Latina, Novara, Matera, Ternana, Verona e Mantova, e fino ad oggi che sono venuto a Teramo. Sì, a Mantova è stata tutto sommato un'ottima stagione, giocando gran parte del campionato, poi un infortunio mi costrinse a star fuori un po' di tempo e poi appunto rientrai verso fine della stagione. Ma no, allora, tipo di portiere che sono, è difficile da dirlo perché comunque ogni anno c'è da migliorarsi nonostante gli anni avanzino, comunque c'è sempre da imparare. I modelli in cui mi ispiro non ce n'è uno in particolare perché comunque tutti i portieri hanno caratteristiche diverse. Si cerca sempre comunque di imparare guardando, rubando con gli occhi un po' da tutti i portieri. Ma secondo me la Serie C in ogni girone che vai è difficile, non c'è quello più semplice, perché comunque ci sono squadre molto attrezzate e ogni partita è difficile, che alla fine anche la classifica non conta tanto, perché poi ogni partita è a sé, bisogna sempre metterci cuore e anima in ogni minuto di ogni partita.